Poi c'è invece la guerra contro i mostri, che ogni tanto arrivano, non si sa da dove, passano le Alpi, scendono urlando a centinaia di migliaia tutti nudi e cominciano ad ammazzare tutto quel che vedono. E allora lì bisogna difendersi. No. I cimbri e i teutoni e poi tutti gli altri. È sempre un diverso ogni volta. E poi alla fine, ed è tristissimo proprio, abbiamo la compresenza di uno spazio tendenzialmente universale. No? Orbem fecistis diversis gentibus humanum. Hai creato un universo a partire dalle diverse genti. Tutto quello che c'è di civile al mondo l'hai fatto tu. Roma universale. Al tempo stesso Roma assediata. Roma assediata dalla dolosa insania. Barbarorum ubique circumlatrans, la dolosa insania, la follia criminale dei barbari ubique circumlatrans, che abbaiano tutto intorno al nostro impero. E siamo nell'anonimo, forse del IV secolo, De Rebus Bellicis, forse del IV secolo, Roma sta crollando sostanzialmente, non ce la fa, è intenibile quell'impero lì, per molti motivi, compreso il crollo demografico in Occidente, però c'è proprio questa idea, da una parte lo spazio universale e dall'altra la dolosa insania dei barbari, che questi animali che stanno intorno a noi e ci aggrediscono. Esisteva l'ordine dell'essere, sì, ma era minacciato. Esisteva uno spazio unico, sì, ma curiosamente non era unico perché c'erano pure questi illegittimi mostri che circondano Roma. Il cristianesimo. Cambi. Non sto a entrare nel merito perché ci vogliono 100 biblioteche, ma insomma la prima cosa da capire è se il cristianesimo ammette la guerra. Caro mio, visto che non c'è Cristo che glielo si possa chiedere, si va a capire dalle parole di Cristo. Per cui dice, porgi l'altra guancia. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Vabbè. Però è anche vero che quando gli apostoli dicono abbiamo due spade con noi, Gesù dice satis est. Cioè, non dice buttatele via. E c'è una discussione nei primi secoli che è ferocissima. Gli estremisti, cioè gli africani, dicono via, non si fa la guerra, gli altri dicono calma, come non si fa la guerra? Se è una guerra al servizio dell'unica entità politica civilizzata che c'è, cioè Roma, se Roma non ci perseguita, ne parliamo. E se non ci, perché non ci perseguiti, come minimo non ci deve chiedere quello che chiede a tutti i soldati, cioè di giurare sulla divinità dell'imperatore, cioè la corona. La corona di Tertulliano è questo, cioè, era prassi comune nell'esercito che a un certo punto, come da noi c'è l'alza bandiera, lì c'era
qualche saluto all'imperatore fatto con questi soldati che si coprirono il capo con una corona, che voleva dire siamo davanti alla divinità. E questi dicevano, e no, noi obbediamo, noi noi riempiamo i vostri accampamenti, noi facciamo la guerra insieme a voi, non c'è problema, ma noi quella roba non la possiamo fare. Con Costantino questa cosa finisce. Un affarone per tutti e due, per tutte e due le parti, un affarone gigantesco, perché la Chiesa diventa, il cristianesimo diventa prima tollerato, poi 60 anni dopo diventa la religione ufficiale, vero, con i sacerdoti che vanno dall'imperatore e gli dicono metti fuori legge il paganesimo in 60 anni. E l'imperatore che rinuncia a essere Dio, cosa che gli importava poco, e diventa il simbolo di Dio in questa terra. E in cambio i cristiani gli obbediscono ciecamente, tutti. Basta che non chieda di essere appunto trattato come un Dio. Per cui adesso preghiamo per la vittoria delle armi imperiali, per la tranquillitas ordinis, per la securitas imperii, e l'imperatore cortesemente, il potere politico, si fa carico anche della ortodossia della religione, cioè quando gli diciamo che ci sono degli eretici, li stronca. Ecco, un affarone per tutti e due. Per cui, lo spazio com'è? Allora, lo spazio è tendenzialmente universale, ovviamente. Il cristianesimo ha davanti a sé il mondo. E un test docente, andate in giro per il mondo. L'ordine dell'essere? No, una volta tanto è chiarissimo, cioè è metafisica cristiana. C'è il bene e il male, la luce e le tenebre, la luce vince di sicuro, o qui o più avanti, e questa è una valle di lacrime, però abbiamo una promessa ed è nostro compito ripulire la valle di lacrime quando si può, come si può. E quelli che non sono cristiani? E qui c'è un problema, cioè da una parte è scritto che non si può costringere a credere. Dall'altra è scritto compelle a entrare, costringere a entrare. Di fatto, all'inizio, la prestazione storica del cristianesimo fino a Carlo Magno è di spazzare via il paganesimo e i pagani, compreso lo sterminio dei Sassoni. E ma questo è il meno, il paganesimo era morente, aveva una presa debole, il paganesimo ufficiale no. Ecco, l'unica concorrenza che il cristianesimo alle sue origini subì fu quella dei culti mitraici, che erano i culti dei soldati dell'impero, ma si prestava troppo il cristianesimo a essere la religione degli umili, no. No. Il problema vero era che di cristianesimi ce n'erano tanti, e che ogni tanto arrivavano dei barbari selvaggi che però erano venuti contatto con un cristianesimo non romano. Ad esempio, quando arrivano i Longobardi, arrivano ariani. Caro mio, parte pagani, parte ariani. Per cui quelli pagani, mi spieghi, guarda, sei arretrato, sei un primitivo, così. Ma con gli ariani è un'altra storia. Con gli ariani è un'altra storia, cioè bisogna sradicare l'arianesimo che ci hanno messo un po', insomma.
E poi c'è a un certo punto la questione dell'Islam. Guardate, l'Islam, cioè la narrazione cristiana dell'Islam è che l'Islam è una eresia cristiana. Non avevano il cervello, non potevano capire che era una religione indipendente. Di fatto poi non è indipendente perché è una derivazione dal nestorianesimo siriaco, però diciamo molto modificato, però l'origine è quella, insomma, cammellieri che vengono a contatto con il nestorianesimo. Però insomma, per loro quella è un'eresia. E noi che cosa facciamo agli eretici? Caro mio, gli facciamo la guerra giusta. Concetto che nasce con Sant'Agostino contro i donatisti, che erano una razza di eretici africani, prima dell'Islam ovviamente, Agostino muore nel 430, ma pone il problema lì. Allora, qui abbiamo in mano il potere politico, abbiamo in mano sostanzialmente il potere culturale, abbiamo un'idea di spazio universale, abbiamo l'ordine dell'essere, accidenti se l'abbiamo, abbiamo la promessa, abbiamo tutto, e questi qui cosa combinano? E niente, bisogna fargli la guerra. Se non si convertono di corsa di nuovo all'ortodossia romana, bisogna fargli la guerra. Perché? Che cos'è? Ci facciamo la guerra giusta. Ma cosa fa? Copia Cicerone, l'inventore del concetto di bellum iustum, ma neanche per sogno. Perché il bellum iustum romano, come vi ho detto, era la guerra dei romani, secondo il rito romano. Mentre invece qui c'è la guerra giusta secondo il rito dell'essere, altro che secondo il rito romano. Che cos'è? Ci sono alcune ipotesi. Cioè, prima ipotesi, Paolo, lettera ai Romani, XIII. Non è stand in potesta, sinisia Deo. Il potere politico è voluto di me. Il potere politico in generale. Secondo, quando poi il potere politico è cristiano, viene benissimo. Terzo, la guerra è una brutta cosa, non la si fa mai, tranne che per riparare alla iniuria accetta, cioè tu hai ricevuto una ingiustizia. Qual è la peggiore ingiustizia? Che ti portano via qualcosa, e allora questo qualcosa a un certo punto, non adesso, più avanti, 600 anni dopo, sarà il sepolcro di Cristo a Gerusalemme, quando i turchi selgiucidi portano via il sepolcro di Cristo, sulla base del principio che quello era una roba dell'impero bizantino, cioè nostra cristiana, quelli lo prendono, quindi ce lo devono dare indietro. E noi non ce lo danno indietro, ovviamente, e non ce l'andiamo a prendere. Ed è la prima crociata. Ma poi c'è un'altra ipotesi, appunto, qualcuno che manomette il depositum fidei, e il cinghiale che distrugge la vigna del Signore, che è l'inizio della bolla con cui Leone X scomunica l'intero, no? Exsurge Domine, risorgi Signore, il cinghiale sta sventrando la tua linea. E allora là, per caso là, della crociata, fai la crux transmarine. Quell'altro fai la crux cismarine, di qua dal mare. La crociata, per terra. Ora, la crociata non lo fa Sant'Agostino, Sant'Agostino si limita a mettere in piedi la macchina potentissima del bello mostro, macchina che può essere applicata da tutti sempre, che la cui applicazione più potente sarà per l'appunto quella contro l'Islam e quella contro gli eretici, cioè contro gli albigesi, quando hanno distrutto la Provenza, quando Innocenzo III ha distrutto la Provenza,
e ha detto al re di Francia, al principe della Provenza, quella è una crociata, e cioè una guerra giusta, perché difendi la fede. Quando vanno, cercano di prendersi Gerusalemme, perché lì c'è il Santo Sepolcro che è nostro. E queste sono guerre giuste. All'origine c'è una inimica, ma non mentre i romani dicevano all'origine ci ha portato via 4 vacche, e quindi secondo il mio rito romano faccio la guerra, qui c'è, all'origine c'è una ingiustificata violenza e io restituisco l'ordine dell'essere con la guerra, riequilibrio lo squilibrio ontologico che il nemico ha generato. È un po' diverso, è un po' più pesante. Lo squilibrio ontologico che il nemico ha generato, io lo devo riequilibrare. Una guerra giusta è senza pietà. Come si fa per pietà? Bisogna punire. E infatti, bisogna punire in tutti i modi. Quando fai questa guerra, tu non stai uccidendo le persone, stai uccidendo il male. Questo era quel sant'uomo di San Bernardo. Spirito contemplante, lo spirito che porta Dante a vedere Dio. Dante non ci va con Beatrice, le donne si fermano a un certo punto, a vedere Dio ci va con San Bernardo, è lui che dice Vergine Madre, figlia del tuo figlio, ecco, quella cosa meravigliosa è la preghiera di San Bernardo, è lui che aveva scritto il libretto di istruzioni per i Templari, no? Laus Nove Milizia. Poi c'era scritto, tranquilli, ammazzate tutti quelli che volete perché tanto uccidete in mare. Queste sono cose serie, non è che stavano scherzando. E non è fanatismo, è pura conseguenzialità. Il cavaliere del bene, il cavaliere del bene. Del resto, questi cavalieri dell'accidente, lasciati a se stessi, erano praticamente dei briganti da strada, meglio che si mettessero addosso la tunica bianca e andassero a combattere sotto San Bernardo. Facevano meno danni. Però era una roba seria. Qui c'è la guerra giusta in senso oggettivo e quando muori nella crociata vai in paradiso. Lentamente si vede che la costruzione delle promesse di salvezza per i soldati che fanno che combattono i saraceni, perché poi l'inizio non è neanche la prima crociata, ben prima, nel corso del IX secolo, cominciano ad arrivare nelle coste italiane i francesi meridionali. Sti briganti di saraceni che attaccano, aggrediscono così, e gli unici soggetti politici che esistevano, cioè i vescovi e poi il Papa, che tentavano di trovare un sistema difensivo, e spiegavano ai soldati: guarda, se muori difendendo noi da questi disgraziati, allora avrai un'indulgenza di 10.000 anni di purgatorio e poi avrai l'indulgenza plenaria e poi vai senz'altro in paradiso. No, questa costruzione della immunità. Non è che l'hanno inventata gli islamici questa roba. Ma è normale. Vai senz'altro in paradiso. Non è fanatismo. È per spingere qualcuno a combattere questi che arrivavano e facevano di tutto. No, Brancaleone, chi ha visto Brancaleone? Non so. Vedete, la guerra giusta è una macchina giuridica fondata sopra una idea dell'ordine dell'essere oggettiva.
più un'idea spaziale che vorrebbe essere universalistica, ma che vede il proprio universalismo misteriosamente aggredito da queste potenze del male. Questa è una roba che dura fino a Vittoria. Vittoria viene celebrato, giustamente, per carità, è un grande, ma insomma viene celebrato come il padre del diritto internazionale. Beh, insomma, Vittoria, basta leggerlo. Adesso non dico che aveva ragione Carl Schmitt, che si mangiava il cappello quando sentiva parlare di Vittoria. Diceva, è un monaco medievale, ma cosa state a dire? Però, insomma, è uno che crede nell'ordine dell'essere. L'ordine dell'essere lì prende il nome di diritto naturale, ma è ordine dell'essere. Per cui, bene, è vero, essendo un aristotelico, tutti gli uomini hanno diritto a avere l'autogoverno, compresi i barbari dell'America, per cui i cristiani spagnoli non sono là in America a tenersi la colonia perché gliel'ha detto il Papa, il quale si crede Dominus Mundi, ma non lo è, che si vergogni, da cui l'imperatore Carlo V, che scrive al superiore di Vittoria, dice digli di stare zitto,